Ci siamo. Eccoci. Una nuova, rapida, veloce, utile e digeribile puntata di Errata Coverage. Benvenuti, buon ascolto e buon apprendimento. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, benvenuti in Errata Coverage per un'altra fantastica trasmissione. Questa volta parliamo di un tema molto affrontato e molto discusso, che però noi vedremo da punti di vista particolari, cioè l'amicizia vera, finta, per pochi, esiste, c'è, non c'è. E abbiamo in studio degli ospiti che sono degli intenditori di un romanzo che abbiamo letto, che è Uomini e topi di John Steinbeck, che parla appunto di questo. Ma non sarà una discussione letteraria, perché vorremmo proprio parlare dell'attualità di questo tema. La regia mi dice che è arrivato in studio ed era proprio qui di fianco a una trasmissione televisiva sullo stesso tema. È arrivato Antonio, il professor Antonio dell'Università di Roma La Sapienza. Allora, Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Antonio. Allora, a lei l'onore di introdurre la nostra trasmissione. Parlando di amicizie, secondo me esistono i diversi tipi. Ci sono gli amici normali, con quelli con cui esci tutti i giorni, però si differenziano dai veri amici, quelli con cui non sono molti, con quelli con cui ti puoi confidare, sono quelli che fai più fatica a trovare. E collegandomi al romanzo di Uomini e topi, secondo me a quella tra Giorgio e Lenny era una, si può definire una vera amicizia, perché Lenny, anche se causava sempre danni a Giorgio, lui se lo teneva sempre a fianco, anche se poteva avere una vita più facile lavorando senza problemi, lui se lo portava sempre con sé. Quindi non si sono mai lasciati questi due personaggi, no? Tranne ovviamente nel finale. E Lenny, ecco, tu dici una cosa importante: Lenny avrebbe potuto avere una vita forse migliore, perché Giorgio ha procurato tanti guai, però lui non l'abbandonava mai. Quindi questa è l'amicizia, anche non abbandonare, sì, l'amicizia. Non abbandonare la persona a te cara, la cura, molto importante questo. Grazie Antonio per questo intervento. Quindi, a partire dalle osservazioni di Antonio, direi che la regia può stabilire il collegamento con gli altri nostri ospiti. Vediamo chi abbiamo in studio. Vediamo se c'è, forse Alessia, forse abbiamo un collegamento con Alessia. Pronto. Alessia, forse il collegamento non riesce con Alessia. Allora, forse Christian, forse abbiamo un collegamento con Christian. Buongiorno, ci sono. Buongiorno Christian. Christian è ancora, penso, un po' scosso dal fuso orario, perché mi dicono che sono 3 giorni che non dorme, 3 giorni e 3 notti, a causa degli impegni internazionali del nostro esperto, che è un sociologo e quindi ha studiato con attenzione il tema dell'amicizia. Allora, Christian, esatto, che cosa ci puoi dire? Ricollegarci, diciamo, al tema di prima, ovvero l'amicizia tra Giorgio e Lenny. Diciamo che appunto l'amicizia tra Giorgio e Lenny è un'amicizia un po' particolare, che forse adesso non si ritrova nemmeno più di tanto, perché è un'amicizia tra una persona come Giorgio, quindi diciamo molto furba, molto astuta, con Lenny, che fondamentalmente è un ragazzo che ha delle disabilità, anche piuttosto evidente all'interno del romanzo. Già. E adesso diciamo che forse questa amicizia qui non viene nemmeno più di tanto più ripresa, perché trovo che comunque ci sia una certa difficoltà nell'instaurare legami con queste persone. Quindi diciamo che è molto particolare come argomento. Di sicuro, sì. Come avevamo parlato, diciamo, del romanzo, io avevo già notato che, insomma,
ci fosse stato appunto un caso di vero e proprio bullismo all'interno di questa loro amicizia, perché proprio George confessa un altro personaggio del libro che aveva, diciamo, in qualche modo insieme a degli amici spinto Lenny a buttarsi in un lago, in un fiume, e chiaramente sapendo che rischiava l'annegamento. E nonostante le difficoltà, cioè, iniziali, comunque George e gli amici riescono comunque a recuperare Lenny, a salvarlo, diciamo, lo recuperano morente. Però nonostante tutto Lenny ringrazia George, e diciamo che da quel punto la loro amicizia forse è lì che veramente nasce, perché se prima era un'amicizia, diciamo, un pochino sofferta, perché in realtà era solo una presa di responsabilità di George, nemmeno troppo volontaria, da lì inizia veramente a nascere un affetto. Molto stimolanti le tue riflessioni, soprattutto secondo me quando dici che oggi un'amicizia di questo genere è difficile. È difficile, esatto. e non è più praticabile. Ma io ti chiedo, ma perché secondo te l'uomo è diventato più cattivo rispetto agli anni 30, gli anni in cui il romanzo è ambientato? Non è diventato più cattivo, ma di sicuro adesso c'è forse c'è un pochino più di discriminazione data dal fatto che comunque molta gente adesso gli piace darsi aria e tutte queste cose del genere, quindi insomma non esistono più tanto le persone terra a terra, quindi diciamo che non si dà forse nemmeno troppo più valore all'amicizia, quindi questo è un problema. L'amicizia, certo. E poi vediamo che Lenny è stato in grado di ragionare, perché quando ha combinato quello scherzo, no, poi si è pentito, e da lì poi nasce anche l'amicizia, come tu richiamavi. Quindi c'è stato un tentativo di bullismo, come tu dici, e poi anche però una capacità di autoriflessione da parte di Lenny. Bene, sicuramente i nostri ascoltatori trarranno degli spunti. Scusate, ma qui ci sono degli spifferi nello studio terrificanti, sono beccato un raffreddore, ma andiamo avanti quindi con i nostri ospiti. Vediamo chi abbiamo in sala, regia, vediamo se intanto è riuscita a stabilire un collegamento con Alessia. Non è riuscito il collegamento, allora vediamo con, ecco, un giornalista molto famoso. Abbiamo un giornalista del New York Times con noi, che è Michael. Vediamo se da New York il collegamento regge. Regia? Sì, Michael. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Michael, grazie di essere qui, anche se grazie per il orario, sì, è per te. Diciamo, non è certo l'ora migliore per collegarti, però ti ringraziamo proprio. Allora, Michael, vogliamo continuare questo discorso appunto sull'amicizia? Che cosa puoi dire ai nostri ascoltatori? Beh, collegandomi con il discorso di Christian, posso dire che comunque è partita un po' forzata questa amicizia. Infatti è partita dalla zia di Lenny, che ha chiesto a George di prendersi cura di suo nipote da parte di George, e quindi anche secondo me lì è stata forzata. Infatti c'è stato anche un atto di bullismo, come è stato precedentemente detto, però comunque alla fine George si è reso conto di che persona aveva a che fare, quindi che era Lenny, che era, alla fine era buono, quindi anche quando sbagliava spesso non se ne rendeva conto, o comunque aveva tutte le buone intenzioni di voler essere buono e non fare cattive intenzioni. Quindi alla fine, anche verso la fine, c'è un affetto, c'è un sentimento, e comunque il romanzo lo fa capire, perché se uno lo continua a leggere si vede pian piano che si costruisce un rapporto.
Grazie Michael, mi fa riflettere, sai cosa, questo fatto della bontà. Tu dici che Lenny è buono e quindi e George se ne accorge di questo e questo fa anche nascere un sentimento, quindi è difficile fare del male a delle persone buone. E, no, questo è un po' il tuo pensiero, vero? Sì, sì, proprio questo. Difficile fare del male delle persone buone, quindi a tuo parere il sentimento, il posto che occupano i sentimenti è importante. Sì, sì, sicuramente, è alla base di un'amicizia vera comunque. È alla base, il sentimento è alla base di un'amicizia vera. E veramente questo io lo posso sottoscrivere e invitare gli ascoltatori a prestare molta attenzione ai sentimenti, che ovviamente devono essere espressi. Ci sono persone che sono magari un po' reticenti a esprimere i sentimenti. Non finiamo come nei film americani dove si dicono ti voglio bene ogni 3 secondi e la risposta è ti voglio bene anch'io, però diciamoci che ci vogliamo bene. Sì, sì, il giusto, ecco. Bene, allora è giunta l'ora di chiudere la nostra trasmissione. Io ringrazio i nostri ospiti per la partecipazione e i nostri ascoltatori. Da una battuta finale da parte di ciascuno. Vediamo se cominciamo magari da Christian, se vuole dire per chiudere la trasmissione una frase, un suggerimento, un'idea, un motto per i nostri ascoltatori. Christian, se sei in linea. Sì, certo, per ricollegarci anche un po' alla conclusione di Michael, diciamo che dovremmo effettivamente volerci un pochino più di bene, provare più sentimenti, più affetto per le altre persone. Più sentimenti e più affetto per le altre persone. Antonio, che cosa puoi dire ai nostri ascoltatori? Di fare attenzione a trovare i veri amici, ma fare ancora più attenzione a quelli che cercano di diventare amici per convenienza, magari. Fare attenzione a chi ti è amico per convenienza, certo, convenienza che oggi purtroppo è anche molto diffusa. E quindi, Michael, cosa possiamo, in che modo possiamo chiudere la trasmissione? Di a volte essere diffidenti della gente, perché comunque a volte si gioca delle altre persone, e quindi di fare attenzione veramente alla gente. Fare attenzione perché molti possono prenderci in giro, prendersi gioco di noi, questo non va bene. Allora, cari ascoltatori, per oggi è tutto, ci risentiremo presto, torneremo con altri argomenti interessanti, restate sintonizzati su Errata Coverage. Un saluto ai nostri ospiti, ciao a tutti quanti. Abbiamo trasmesso